È finita senza reti tra Fossombrone e Sora, che raggiungono la salvezza con una giornata di anticipo. Fossombrone che deve fare i conti, ma non è una novità, con infortuni, squalifiche, giocatori non al meglio in panchina, si schiera con 4 difensori, 3 a centrocampo e 3 in avanti, questi ultimi specialmente il numero 7 Fraternali, pronti a dare una mano in interdizione. Il Sora, la terza squadra più giovane in tutti i gironi della Serie D, gioca a memoria fisarmonica con 3 difensori che diventano 5 all'occorrenza, Di Giulio tra difesa e centrocampo, Di Dio e Gubellini in avanti, Ippoliti e Tordella pronti a inserirsi sulle fasce. Squadre manovriere, tanti passaggi e pochi spazi da una parte e dall'altra impediscono ai 22 in campo per la maggior parte della gara azioni veloci e filtranti. La cronaca all'ottavo, la prima emozione, una delle poche, ma oggi più che il gioco contava la salvezza, Ippoliti per Di Dio che crossa in mezzo, 2 giocatori del Sora vanno a terra in area di rigore, ma più per caresse che per bastonate si prosegue. Si va al trotto fino al 41esimo quando il numero 7 Fraternali del Fossombrone riesce, palla al piede, ad entrare in area, ma si allunga il pallone, nessun problema per l'estremo difensore Crispino. Si va a rinfrescarsi negli spogliatoi sullo 0-0. Ripresa al terzo minuto, scontro fortuito a centrocampo tra Fagotti e Gemini che è colpito dalla coscia sinistra e costretto a lasciare il terreno di gioco. Al suo posto Ghirillo. Al minuto 17 calcio di punizione da una trentina di metri, cross in mezzo più lesto di tutti e Rovinelli che insacca per il Fossombrone. Bandierina alzata del primo assistente, nessuna protesta. I ragazzi di Mister Fucili avanzano un po' il baricentro, ma la posta in palio è altissima e si prosegue con un vorrei ma non posso, o meglio ancora con un vorrei ma meglio non rischiare. E il tempo passa e i sostenitori del Fossombrone, Botti Club in testa e numerosissimi sostenitori venuti dal Lazio preparano la festa. C'è giusto il tempo allo scadere per l'esordio di Pierpaoli nel Fossombrone, 17 anni per lui, 0-0 e festa grande per tutti. Sì, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, averlo fatto davanti al nostro pubblico da una grandissima soddisfazione con una giornata di anticipo, quindi siamo veramente contenti, con grande merito della società, dei giocatori, dello staff e di questo pubblico che c'è sempre sostenuto anche nelle difficoltà. Poi è chiaro, le difficoltà durante un anno le hanno tutti, ognuno ha le sue, noi ci teniamo le nostre, però mi è piaciuto il fatto che non abbiamo mai mollato e chiaramente per noi era, come ho detto all'inizio, era tutto nuovo, di conseguenza siamo cresciuti piano piano e alla fine, pur avendo incontrato alcune difficoltà, abbiamo raggiunto l'obiettivo e sono veramente contento per i ragazzi e soprattutto per la società, perché comunque so bene che insomma ci siamo trovati in una realtà grande per noi, con grande soddisfazione, ma ripartire dopo 15 giorni dalla vittoria dell'anno scorso e quindi è stato ancora più difficile, però abbiamo tenuto fede sempre alle nostre idee e al fatto di aver confermato un gruppo di ragazzi eccezionali, tenendo conto delle nuove regole che c'erano, però alla fine veramente i ragazzi hanno dato l'anima e siamo contentissimi. Allora, più che parlare della gara di oggi, vorrei parlare del campionato. Ripeto, come ho detto al tuo collega, è stato un campionato molto molto difficile, equilibrato, dove siamo stati secondo me molto bravi nella fase di nostra stanchezza, diciamo fra dicembre e gennaio, a saper gestire anche qualche punticino, perché sempre ripeto, perché è un gruppo di ragazzi che ha capito bene il momento. Piano piano, con i nuovi acquisti che sono arrivati, abbiamo fatto un salto in avanti di qualità, abbiamo fatto un grande giro di ritorno, per cui sono stracontento. Infatti ho difficoltà anche a parlare perché sono molto contento, i ragazzi hanno fatto una grandissima festa dentro, è tutta meritata e li ringrazio davvero di tutto cuore per quello che hanno fatto.